Ciao ragazzi, oggi parleremo di Polinesia francese, non vi dico altro, Londra, Brasile, Sri Lanka, Indonesia, Malesia, Thailandia, Nuova Zelanda, Australia, Hawaii e poi in barca a vela dal Messico alla Polinesia francese. Questa è l'avventura di Marco che vive a Murea da quasi un anno e che oggi ci racconterà in esclusiva qui a Italian Globetrotter come si vive in Polinesia francese. In questo paradiso sognato da tutti. Ciao! Ciao Marco! Come stai? Mi senti? Bene, bene. Te? Tutto bene, dai, tutto bene. Com'è lì in Polinesia oggi? Oggi c'è il sole, però ha messo pioggia tutta la settimana, inizia la stagione delle piogge. Perché là si va nell'estate, diciamo. Qua si va nell'estate, però c'è più la stagione secca e la stagione delle piogge. C'è le quattro stagioni, estate, autunno, inverno, primavera. Da ottobre a marzo, stagione delle piogge, fa più caldo, le giornate sono più lunghe, piove di più. Da aprile a settembre, che noi lo chiamiamo inverno qua, è la stagione secca. Giornate più corte, fa un po' più freddo, si dorme meglio la sera. Ma te dove sei di preciso in Polinesia? Io sono in Polinesia francese, sono in un'isola vicino a Tahiti. Si chiama Murea. Ci sono hotel, ci vengono i turisti, soprattutto in luna di miele, famiglie, anche italiani vengono spesso. Sì. Gli altri turisti sono americani e francesi. Bene, è un piacere conoscerti e averti ospite qui a Italian Globetrotter. Anche a me. Senti, prima di parlarci un po' chiaramente della tua esperienza lì, no, in Polinesia, e insomma di farti un po' qualche domanda più specifica per chi sta pensando, ecco, alla Polinesia o solo è curioso di sapere come ci si vive, presentati un po' e raccontaci un po' di te, la tua storia, qual è il tuo retroterra, cosa facevi in Italia prima di partire e di fare le valigie e di girare il mondo, insomma, perché so che te hai visto mezzo mondo, insomma, vorrei che ci raccontassi un po' qui in esclusiva Italian Globetrotter un po' la tua incredibile storia. Sono della provincia di Firenze, fino all'età di 20 anni ho vissuto sempre là, ho studiato, ho fatto l'università, ho laureato in ingegneria meccanica, ho lavorato un po' e poi ho deciso di partire. All'inizio ho deciso Londra per varie ragioni, era vicino casa, volevo imparare l'inglese, si trova magari facile lavoro in hospitality, ho stato 6 mesi a Londra. Poi sono tornato in Italia, finito l'università, poi sono andato alle Canarie, 6 mesi alle Canarie, tornato in Italia, poi Latino America, ho fatto un anno in Latino America solo a viaggiare, più o meno quasi tutti i paesi, eccetto 5. Dal Brasile all'Argentina, al Messico, alla Cuba, zaino spalla, autobus, avevo 24 anni, insomma è stato un bel viaggio. L'hai fatto tutto da solo questo viaggio? Da solo, sì, però ho sempre trovato amici, abbiamo viaggiato un po' insieme, ci siamo divisi, ci siamo rincontrati, ho trovato un amico italiano tra l'altro in Brasile, ho trovato un amico brasiliano che avevo conosciuto alle Canarie, insomma è stata una bella avventura. Dopo il Latino America sono tornato in Italia, è stato un annetto lì lavorando, poi sono partito per l'Australia, ho fatto il famoso working holiday visa 2 sì. anni e ho vissuto principalmente nell'Australia dell'Ovest, a 3 ore a sud di Perth, in un paese dove c'era tanti vigneti, un po' di turismo nazionale, belle spiagge, parecchia natura, molto selvaggio rispetto all'Australia dell'Est. Poi ho guidato, ho fatto il road trip dall'ovest all'est, c'è dei tratti di strada che di 1000 chilometri dove non c'è niente, solo strada, c'è qualche roadhouse, il nostro autogrill, no? Ogni 200 sì, chilometri, sì, sì. Canguri. Canguri. Sì, l'Australia è incredibile, incredibile. È differente l'est dall'ovest, nord dal sud, è grande, quindi ci sono clima differenti, sì, certo. Persone differenti. Naturalmente ho lavorato, ero working holiday visa, ho fatto le famose farm, parecchio nei vigneti, ho lavorato in hospitality. Alla fine del viaggio in Australia, che ero a Brisbane, quindi dall'ovest sono arrivato fino all'est in Queensland, a Brisbane, ho venduto la macchina e sono andato in Nuova Zelanda. Nuova Zelanda, stessa cosa, stessa vita dell'Australia, però in Nuova Zelanda. Avevo un van, lavoravo, viaggiavo, un anno sempre con working holiday visa. Ho approfittato del freddo dell'inverno per tornare in Italia 2 mesi, a visitare amici, famiglia. Ho trovato anche il nostro amico Lorenzo. Grande Lorenzo. Salutiamo Lorenzo dall'Islanda. Ciao Lorenzo. Ciao Lorenzo, ciao. È uno dei paesi in cui tornerei a vivere, Australia e Nuova Zelanda, tutti e due. Sì, un bel ricordo. Sono andato alla Hawaii, a Maui, attraverso un contatto che mi ha dato un amico. Ho trovato un posto per fare roofing. Roofing sarebbe che te lavori in cambio di alloggio. Ti danno un alloggio e te lavori per loro o fai un lavoro qualsiasi? Lavoro per loro, in casa. Giardinaggio, manutenzione della casa, pittura, legno, quello che so fare. Non è che sono esperto in questi lavori, però un minimo, no, di bricolare. Okay.
ranch, fai da te, giardinaggio. Hawaii 4 mesi, poi è iniziata la storia Covid, era marzo 2020. Dopo Maui dovevo tornare a casa perché comunque che fai? È difficile viaggiare. Tramite un sito internet mi ha contattato una persona, un tedesco, che vive in barca, viaggia in barca e Addirittura. aveva bisogno di una persona in più per attraversare l'oceano dal Messico alla Polinesia francese. Bel Quindi viaggio, non lo fai? Accetti, sono volato in Messico, ho trovato questa persona, ci siamo riuniti con il resto della ciurma, 5 in totale e un gatto, e abbiamo attraversato il Pacifico, dall'ovest del Messico fino a Nuku'iwa, la prima isola della Polinesia francese, nell'arcipelago delle Maltesi. Sono Quanto è stato con durato loro questo cinque viaggio? mesi, 5 mesi. abbiamo fatto le Marchesi, le Tuamotu, un altro arcipelago, siamo arrivati a Tahiti e dopo ottobre dell'anno scorso ho lasciato la barca e sono venuto a vivere qua, a Morea. Ora sono qua, lavoro sempre in hospitality. Che fai te oggi lì per vivere? Oggi faccio un lavoro in una pensione, aiuto in cucina, faccio il cameriere, faccio coppe, faccio un po' di tutto perché c'è soltanto i due padroni che lavorano lì, che cucinano. Poi faccio un altro lavoro in un food truck, un chiosco a pranzo. Facciamo fish burger, burritos, piatti a base di pesce principalmente. Qua si mangia pesce e frutta. Me lo immagino. E Ma tu? lavorate con i turisti o con la gente del posto? Tutte e due. In weekend arrivano turisti, gente che vive a Tahiti, che si fa il weekend a Morea. Quello che è molto differente, le isole sono vicino, ma Tahiti è un po' il centro della Polinesia francese, è un po' il centro anche dell'Oceano Pacifico. C'è la città, Papeete, non è un granché, capito? È un po' di traffico, più sporca. Poi c'è il resto dell'isola che è comunque tipo Morea, più tranquilla, più naturale. Morea l'ho scelta appunto perché è vicino a Tahiti, quindi se c'hai bisogno di una cosa in città, basta prendere il traghetto e in mezz'ora ci sei. Morea però è più calma, siamo in mezzo alla natura, la vita più relax. Ciao ragazzi, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere un bel like se vi è piaciuto questo video. Ciao! Ma la situazione lavorativa lì com'è? Cioè, nel senso, il lavoro, se uno venisse a vivere lì, si trova facilmente? Oppure, essendo delle piccole isole che sono un po' così isolate, diciamo, nel Pacifico, non c'è tanta scelta, soprattutto per uno che è straniero? Il lavoro, io non ho mai avuto problemi a trovarlo, ho fatto diversi lavori, fatti 3 o 4 in un anno. Secondo me qua si trova se te c'hai dell'abilità senza fare un lavoro. Il fatto è che qui le persone non hanno molte conoscenze a livello, non so, anche di costruzione delle case, di cucina. Quindi se te vieni qua e sei un chef o lavori in un ristorante italiano e non sei neanche un grande chef, magari fai aiuto cuoco, però c'hai delle nozioni che qui non ce l'hanno, capito? E quindi a loro gli piace che sei italiano, ah, questo è italiano, questo sa fare le pizze a 10. E quindi è facile trovare lavoro. Se te sei un imbianchino in Italia, sai fare l'imbianchino, qui non c'è gente professionale come da noi, capito? Quindi il lavoro lo trovi, te lo puoi anche creare, puoi fare anche la tua partita IVA, non è difficile. La Polinesia è un paradiso, ma è anche un paradiso fiscale, nel senso uno che apre un'attività lì, pure no? No, non è un paradiso fiscale. Comunque è sotto il protettorato della Francia. Ci sono alcune cose in comune con la Francia. C'è la sanità per noi italiani, non abbiamo problemi, abbiamo l'assistenza sociale. Se stai qui da più di 6 mesi, puoi aprire un conto in banca alle Poste, non c'è limite di visto, non hai bisogno di fare un visto, non c'è No? sul passaporto. No, perché la Polinesia è francese. Ah, è come se si andasse in Europa lì? Sì, Buono, eh? è buono. Negli altri paesi ci sono le limitazioni anche grosse per uno che vuole andare, per dire, in America o in Australia. Lì no, uno può arrivare tranquillamente senza problemi. Esatto. In Australia, Nuova Zelanda ci sono delle limitazioni, delle procedure, visti, puoi prendere vari visti per rimanere, ma non è facile. In Polinesia francese sei dall'altra parte del mondo, ma non c'è bisogno di tanta burocrazia e visti. Questo è l'aspetto positivo. Molto positivo. Molto Gli positivo. stipendi come sono lì? E il costo della vita, perché non fa un rapporto. Stipendi non sono male, però rispetto al costo della vita, insomma, dipende dalla vita che vuoi fare. Se te vieni qui con una famiglia, con intenzione di rimanere qua, avere la tua casa, il tuo terreno e vivere qua, non te lo so dire con certezza, ma non credo che sia facile, cioè devi avere un po' di base, un po' di soldi. Se vieni qua per farti un annetto, 2 anni, magari come ho fatto io, ti trovi un alloggio e lo dividi con altre persone, la fai tranquilla, le metti da parte. Se c'hai la possibilità, qua è un bel posto per vivere, si sta Si bene, la vive qualità della bene? vita è alta, è Sì? alta, Qualità alta? si sta bene, sì. Gli stipendi sai un po' bene o male quanto sono per avere anche un'idea, ecco, per uno che magari può pensare di trasferirsi, quanto possono costare cose magari un po' più importanti, come magari un affitto oppure comprare una casa. Gli stipendi si parte da un minimo di 1.000 franchi l'ora, che sarebbero 8 euro più o meno. 8 euro l'ora, questo è il minimo. Poi gli stipendi crescono a dismisura, dipende dal lavoro che fai. I medici, persone che lavorano nel pubblico, sono molto alti. Noi italiani non possiamo lavorare nel pubblico.
solo i francesi possono lavorare come infermieri, dottori, prenderanno, non so, tipo 60 euro l'ora, 50, dai stipendi. Se sai fare il tuo lavoro, se sei una persona che voglia lavorare e c'ha dell'abilità, ci sta che 20 euro l'ora, se dipende, 30. Per lavorare qui c'è bisogno di una patente, la chiamano patente, tipo una partita IVA. Io ce l'ho, per lavorare nei ristoranti, in ospitali, uso questa patente, alla fine del mese fatturo le ore e mi pagano così. I primi 3 anni non pago tasse, quindi è abbastanza fattibile, Sì. E facile la se procedura. invece uno volesse venire lì, magari uno pensa, non so che lavoro trovo, e decidesse di aprire un'attività in proprio, è facile lì, anche uno straniero lo può fare tranquillamente oppure no, ci sono delle In restrizioni. italiano sì, se Sì. sei in Unione Europea te puoi venire, fai la tua patente, dall'oggi a domani ti metti a cucinare da casa, puoi vendere delivering, puoi portare il cibo, cioè ho fatto un esempio, a casa delle Sì, persone, o certo. metti il tavolino fuori alla strada, inizi a vendere le tue cose. Non è difficile, non ci sono tanti blocchi, ecco. Ecco. Il lavoro te lo puoi creare, Non c'è puoi l'ASL, dire. via, che ti fa controlli. No, no, non ci sono freni. C'è un po' di Beh. problemi di burocrazia, di andare agli uffici ogni tanto, anche per l'assistenza sociale, le poste sono un po' come da noi, non è veloce come in Australia, Nuova Zelanda, che lì, boom, boom, fatto, ok, fai le cose Certo. online, no? Qui è un po' più complicato anche aprire un conto. Comunque è una cultura antica, messa nel mondo moderno, quindi c'è una cultura di regole inutili, ce le vogliono mantenere perché poi secondo loro sono utili, ma fanno perdere tempo, un po' fanno perdere un po' il capo, però dai. Poi mi avevi Sì. chiesto anche per gli affitti di una casa, ecco. Sì. Io ti posso dire con una mia amica che conosco, che c'è una casa per conto suo, 30 metri quadri di casa, più un giardino, lato montagna, attraversi la strada, sei sul mare, anche perché le case non è che sono in montagna montagna, sono vicino al mare per forza, pagherà 900 euro al mese. Tantino, Tantino, sì. eh? Se te vai a venire qui con la famiglia, avere la tua casa, la tua vita come ne faresti in Italia, è più complicato. Devi lavorare a Sì. sodo, devi avere un buon stipendio. Devi guadagnare bene. Se invece vieni da solo, dividi la casa con qualcun altro, capito? Paghi 300 euro al mese, la cavi bene. Certo. Scooter, moto, macchine costano più che da noi. Siamo in mezzo al Pacifico, le E cose per certo. arrivare qui si devono fare viaggi intercontinentali, attraversate oceani, quindi costano un po' di più. Anche la benzina. La benzina costa 1,50 euro al litro. Costa meno lì che in Italia. Lì si parla Solo. francese o l'inglese? Esatto, questa è un'altra cosa fondamentale. Se te vuoi venire qua e vuoi lavorare, devi sapere francese. Io l'ho imparato qua, è stato un processo lento, capito? Senza sapere la lingua si sei un po' in difficoltà. Ora lo parlo, lo capisco, però un conto è lavorarci, un conto è parlare con gli amici. Quindi un consiglio prima di venire qua è imparare il francese, un minimo. Fondamentale. Se poi te sai francese, inglese, italiano, magari aggiungi anche lo spagnolo, nel turismo trovi lavoro. L'inglese comunque lo parlano loro, oppure no? Solo chi lavora Sì, lo magari. parlano. Non tanto i polinesiani, non i locali, ma i francesi, sì, lo parlano. Però, capito, se te lavori con i colleghi devi parlare francese, sei in polinese francese, è Sì. fondamentale. Però sì, se vieni qui per un'esperienza di un annetto o due, te la cavi, non pari col tempo. Però se vieni qui e vuoi fare le cose serie, è bene che tu ti impari francese. Ti volevo chiedere anche come si vive lì e la qualità della vita. Stando così a contatto con la natura non si può che vivere bene. Non c'è lo stress dell'autobus, del treno, la metropolitana, del casino che c'è in città. Si vive tranquillo. Ovviamente però devi avere un lavoro, una casa, a modo, un giardino che ti puoi coltivare, c'è tanta frutta. Conosco dei ragazzi che nel giro di 8 mesi sono diventati autosostenibili, piantando, pescando. Ogni tanto vai al supermercato, compri il riso, la pasta, queste cose. Ma se ti c'è un terreno qua e vivi tranquillo, ti dà soddisfazione, stai bene. La mattina le persone si alzano presto, si alzano anche prima che fa luce, 6, 5, 7 massimo, vanno a letto presto, non c'è una vita notturna. La vita notturna finisce alle 10, proprio venerdì e sabato. A Morea no, a Morea poca roba, però c'è qualcosina. Però è più per vivere la giornata, il sole, il mare, la montagna, la natura. Ti deve piacere la natura, no? Se te sei una persona che non può fare a meno della città, non te lo consiglio, ma se sei una persona che ti piace essere a contatto con la natura, stai tranquillo, è il posto giusto. Eh sì, poi insomma penso che lì con un clima dove bene o male è sempre caldo, anche se uno si mette a coltivare, no? Gli viene un po' di tutto, di frutta, verdura. Non come da noi, non c'è la varietà perché non c'è l'inverno. Alcune piante da noi hanno bisogno dell'inverno. La qualità non è come la nostra per i nostri prodotti. Ci sono i pomodori, ci sono le insalate, ci sono i broccoli, le zucchine, ma non sono come da noi. Ci sono però altre cose che da noi non ci sono. Frutta, no?
che cresce a dismisura, i vicini te la regalano perché ti avanza a loro, capito? C'è molto, molto contatto con i locali, sono felici, loro vivono la giornata, perché passi davanti a casa sua, ti chiamano, ehi Marco, vieni, prendi un caffè, parli di niente, ti danno di banane, pompelmi, Certo. papaie. I polinesiani sono persone felici perché comunque non hanno tanti pensieri su cosa fare nella vita, su tante aspettative, loro hanno il loro terreno, la loro pesca, la famiglia, e sono sicuri finché c'è il sole, la pioggia e la terra, c'è anche la vita. Certo, non hanno tante distrazioni come qua. Secondo noi persone occidentali, noi dobbiamo viaggiare, vogliamo un motorino, vogliamo la bicicletta, voglio fare quello, voglio fare quell'altro. Sono un po' vizi che poi se non ce Certo, l'hai. ti mancano e li vuoi, certo. E loro come persone, come sono i polinesiani? Anche nei confronti degli stranieri, te l'hai visto nei tuoi confronti, ovviamente. Sì, c'è appunto gli aspetti positivi che ti ho detto, che sono molto felici, cordiali, gentili, con voglia di parlare, voglia di conoscerti, perché comunque sei una persona che viene dall'altra parte del mondo, sei molto diversa, soprattutto sei in italiano, non sei un francese, perché qui è pieno di francesi, ma di italiani siamo pochi. E quindi quando gli dici che sei italiano, sono anche più curiosi e sono anche più contenti di conoscerti, perché magari i francesi non gli stanno proprio tanto simpatici, no, a tutti, però in generale questa è la casa dei polinesiani, queste isole è casa loro, sono venuti qua, hanno costruito, hanno coltivato, i francesi sono arrivati, quei soldi hanno conquistato. Ora, vabbè, ora vivono in sintonia, stanno bene insieme, c'è un giusto equilibrio, però non tutti la pensano così, ci sono anche polinesiani che sono un po' più scettici, non sono molto d'accordo con francesi, sono un po' a volte bugiardi, sono giocherelloni, sono dei Sì. bambinoni. È difficile programmare cose con loro. Se dici, ah, domani andiamo a pescare, sì, domani andiamo, poi arrivi il giorno dopo e sta facendo qualche altra cosa, perché sono così, senza Senza pensieri. pensieri, eh. Quando ti dicono domani, vuol dire non oggi, da domani in poi. Come cultura hai notato qualche differenza di cultura rispetto a noi? Sicuramente ci sarà qualche stranezza che ci puoi dire. Pescano e coltivano, non è che fanno altre cose. Per divertirsi giocano a petanche, sarebbero le nostre bocce. Fine settimana loro si ritrovano in famiglia, quindi le strade sono vuote sabato e la domenica, loro si riuniscono, mettono la musica, giocano a bocce. Ah, no a bocce, ah, giochiamo a bocce. No, a bocce un po' più intensa, no? Giocano i soldi, Competitivo, via. bevono. Mi piace bere, i polinesiani. La donna comanda la famiglia, l'uomo è forte, però la donna comanda. Vanno in chiesa, il cristianesimo è la religione principale. Fanno matrimoni combinati, si Ah. sposano presto. Questa cosa del matrimonio per dire in certi paesi c'è un po' strana. Io so che non si sposano tanto, non ci sono i matrimoni combinati. Io so di tante persone che si lasciano dopo aver fatto figli. Sono un po' istintivi questi polinesiani. Stanno insieme, magari fanno figli e dopo si separano. Agiscono tanto senza pensare a lungo termine. Ma è anche per quello che sono una popolazione felice, perché vivono il momento. Sto bene ora così, in questa situazione, con questa persona, però le cose cambiano la vita. Eh sì. Quindi da quanto ho capito lì ci sono anche tanti francesi. Un mix, vivono insieme, quindi sono due culture completamente diverse, Mario. però si vengono incontro, capito? Il polinesiano viene incontro al francese, il francese viene incontro al polinesiano. Ci sono i polinesiani che hanno mantenuto più le loro culture, un po' più naturali, no? Qua, magari nelle Marchese, alle Tuamotu. E poi c'è i polinesiani che si sono modernizzati, vivono come francesi, parlano inglese, si vestono come loro. È un po' un miscuglio di cultura qua. Quanti italiani ci sono? A Morea, ora in questa isola, siamo quattro. Proprio Quattro. si contano sulle dita delle mani, eh? Cinque anzi, due maschi e tre femmine. Insomma, è un po' lontano, da noi, dall'altra E parte quello del è mondo, molto eh? lontano. E poi siamo su un'isola, vita in un'isola è bella, però vivere tutta la vita in un'isola così piccola, da me dopo un anno che sono qua, vorrei tornare in Italia, proprio di civilizzazione, non voglio essere chiuso in questa strada che fa il giro dell'isola, che è sempre così, che vedi sempre le solite persone quando guidi. La strada è una, fa il giro dell'isola, sia a Tahiti che a Morea, è sempre uguale. Se vuoi andare da qualche parte devi volare, se vuoi tornare in Europa, 24 ore di volo, fa il giro del mondo. Nel Pacifico c'è tanti posti belli da visitare, anche se vivi qua, c'è le Hawaii, c'è le Fiji, c'è Samoa, Tonga, Nuova Zelanda, puoi andare in America, puoi andare in Australia, sei lontano da casa nostra, ecco. Eh sì, poi insomma la vita su un'isola penso che non sia facile, perché poi insomma alla lunga è sempre quello, Esatto. anche se l'isola è grande, ma insomma lì poi sono piccole, credo, sia Morea che Tahiti dovrebbero essere piccoline. Sì, Morea fai il giro in un'ora e un quarto, Tahiti fai il giro in 6 ore, più grande. C'è molto più traffico a Tahiti, è più movimentata. Cioè, io conosco gente che vivono a Tahiti, che non vivono a Papete, ma vivono in un altro paesino, però tutti i giorni vanno a Papete per lavoro e insomma c'è traffico, una strada è unica, non è il traffico come da noi. Poi c'è altre isole, io sono Morea vicino a Tahiti, poi c'è altre isole sempre in questo arcipelago chiamato le isole della società, Guahine, Bora Bora.
Tragatea, Taha, Mopiti, e queste sono isole più calme ancora che qua, più isolate, però sono belle, sono paradisi. Sicuramente consiglio per una vacanza, se sei un ragazzo che ha voglia di vivere, di provare nuove esperienze all'estero, sì, perché no? Di sicuro per la vacanza è tanta roba lì, Tanta pure. roba, è costosa, se vieni in vacanza è costosa, se devi pagare un albergo, un Airbnb, però ci sono sempre delle soluzioni economiche, ci sono campeggi, i polinesiani sono ospitali, ci potrebbero anche ospitare a casa loro, c'è l'autostop e va di brutto l'autostop, c'è degli amici, io che tra l'altro le altre italiane che conosco, loro non hanno un mezzo, vanno al lavoro con l'autostop, è un'isola piccola, tutti si conoscono. Ah, questo, ah, quella portiamo, come ti portano, parli un po' e ti lasci. Io preferisco avere il mio mezzo, essere un po' più indipendente. Senti, ma la Polinesia è un paese che è attento all'ambiente, un paese, diciamo così, green? Ma in Polinesia francese è abbastanza pulita. Non c'è la plastica che si può trovare, per esempio, in Asia, nelle spiagge, per le strade. Ogni tanto trovi, ci sono delle residenze, puoi trovare plastiche per terra, il bambino che mangia il gelato e butta la plastica per terra. Però se c'è il bambino e butta la plastica per terra, c'è un altro che raccoglie la plastica e la butta nel cestino, come faccio io. Cammino, se vedo le plastiche, le raccolgo. Non ce n'è tante, è abbastanza pulito. I ragazzini, sì, ci sono anche polinesiani, ragazzini che sporcano, non ci pensano, però sono più le persone che stanno attenti a mantenere l'isola pulita, le persone che la sporcano. C'è la raccolta differenziata, c'è la carta la bruciano, la carta viene bruciata. In tutte le case ogni tanto fanno il fuoco e bruciano le foglie, carta, tutto quello che può Certo, bruciare. certo. E la plastica e le lattine vengono riciclate. L'organico del compost dentro le case, l'indifferenziata, viene sotterrata a qualche parte Sì. o viene mandata in Cina. Che in Cina che fanno? La O bruciano? viene mandata, in Asia, mi sembra di aver sentito Cina, ma non sono sicuro. Soldi, non c'è soldi nel mezzo. Noi ti diamo l'indifferenziata e ti diamo anche i soldi. Chissà dove la mettono loro. Beh, quello è il problema, appunto, anche te dici mettono sottoterra, ma poi sotto sotto alla fine viene tutta fuori, no? Sì, ma poi non si sa veramente quello che fanno. Con la differenziata, secondo me, boh, a parte che mettiamo plastica e lattine nello stesso contenitore, però boh, non so in realtà quello che fanno. Il problema è in un'isola, vabbè, in tutto il mondo, bisognerebbe riuscire a diminuire l'inquinamento, la sporcizia differenziata. Quando si compra qualcosa, bisogna stare attenti magari a comprare qualcosa di carta invece che di plastica. Questa è una parte positiva dell'Australia e Nuova Zelanda, il top della gamma a livello di inquinamento. Il problema è che siamo troppi, capito? Siamo troppi. Anche se si decide e si riesce a buttare via meno possibile, ma è che siamo tanti in questo mondo. E quindi ci vuole tanta energia, tanto cibo, facciamo tanta sporcizia. E non è Ma facile. si può minimizzare, capito? Uno va a comprare la pasta come ai vecchi tempi, magari dei nostri genitori, e ti arrivavi col tuo sacco, il tuo contenitore, prendi la pasta e la porti a casa, non c'è Eh sì. pacchetti nel mezzo. Certo, Uguale no. per il riso, per i fagioli, per queste cose. C'è troppa plastica. La cosa sta migliorando ovunque nel mondo, è vero che sta migliorando, però può essere ancora meglio. Sì, Bisogna sì. Senti, minimizzare, quello che possiamo fare è minimizzare. Eliminare è impossibile. Ora. ma lì a livello di sicurezza com'è? Cioè, è un paese sicuro o Ma no? sì, è abbastanza sicuro. Ci sono parecchio crimine ragazzini, come è successo a me l'altro giorno, che cercano di rubare lo scooter, lasci una cosa incustodita, sparisce. Non c'è grandi crimini organizzati. Se lasci la bicicletta non legata davanti al supermercato 2 ore e torni, non c'è più. Ma come da noi? Come da noi, sì. Però non è come, per esempio, in Australia e Nuova Zelanda sono dei paesi dove il crimine è al minimo. Cioè, puoi lasciare la porta aperta della macchina e tornare dopo un'ora e la macchina è ancora lì. Anzi, magari te la chiudono, uno aspetta che ritorni, oh, hai lasciato la porta aperta. Ah, ok. Poi in Papete non lo so perché non ci ho mai vissuto, ma essendo la città c'è più crimine, c'è più persone, i ladri si nascondono meglio, c'è più casa loro. Qua, capito, se succede qualcosa si può Sì. venire a Per sapere, forza. chiamare parenti, amici. Però non c'è da preoccuparsi, ecco, se uno sa come muoversi, come stare attento alle cose, alla propria casa, non c'è pericolo. E senti, una domanda importante perché lì, essendo un'isola, uno penso che ci pensa. Come sanità? Com'è la situazione Covid? Com'è attualmente? Com'è stata gestita? A livello di sanità, gli ospedali sono buoni, ci sono tanti dottori e medici dalla Francia, c'è appunto, come ho detto, l'assistenza sociale, che sei italiano. Il discorso coronavirus non è mai stato eclatante, a parte quest'agosto, settembre, il fatto che hanno riaperto le frontiere, che gli americani sono venuti, i francesi anche, il virus si è un po' espanso, quindi hanno messo quarantena, lockdown di un mese, ora tutto tranquillo un'altra volta. Per un mese è stato forse, diciamo, il peggiore del mondo, il mese di agosto. Quello con più casi nel mondo, a forza di ah, tanto qua non c'è coronavirus, ah, non c'è, ok, facciamo i turisti. Alla
alla fine è venuta anche qui. Però hanno messo in quarantena di un mese. Sei in un'isola, c'è tanta aria, tanto distacco tra le persone, il virus ha meno probabilità di diffondersi. E però siamo messi bene al coronavirus. C'è sempre la storia dei vax, no vax, ma dappertutto. Qui c'è più persone no vax che vax comparato sull'Europa, perché qui le persone non hanno paura perché non hanno vissuto la storia che avete vissuto voi in Europa. Lì non c'è obbligo di vaccini Non c'è o obbligo, c'è non c'è Green obbligo? Pass. Poi la gente a volte, non so come in Italia, ma non mette la mascherina, non si preoccupa della distanza sociale. A volte vedo la gente esce dal traghetto tutta pigiata, cerca di uscire. Ma poi vedi che è successo in agosto, boom, è esploso. Anche perché, appunto, soprattutto per questi turisti, ma la Polinesia Francese aveva bisogno dei turisti, perché la sua fonte principale di soldi è quella. Per forza. Doveva far entrare gli americani in giugno, luglio e agosto. Se uno viene lì in vacanza, deve fare una quarantena o qualcosa, oppure ora è proprio tutto aperto lì? No, è tutto aperto. No, non credo. Non ho mai sentito nessuno che è venuto qua e si è fatto la quarantena. Oltre a quello che ci hai già un po' detto, che consiglio daresti te a chi si vuole trasferire lì in Polinesia? In Polinesia francese impararsi il francese. Devi un po' con le idee chiare, quello che vuoi fare, il lavoro che vuoi fare, una base finanziaria abbastanza alta. C'è un po' più di soldi, te la vivi un po' meglio. Ti puoi permettere magari di comprarti una barchetta, perché qui la vita si svolge tanto anche in mare. C'è traffico in mare, jet ski, barchette, barca a vela. È un'altra cosa, al Papeete ci sono le barrette. In mezzo alla laguna c'è l'isola, laguna e poi c'è la barriera corallina che protegge dall'onde, quindi la laguna è piatta e Sempre piatto. lì il mare è fermo, quindi è comodo. Il weekend a volte i polinesiani vanno in spiaggia con la musica, con da bere, con da mangiare, passano tutta la giornata lì, bevono in acqua, le donne indossano queste corone di fiori, questi vestiti un po' più colorati. Consigli per chi viene qua è idee chiare, francese o una base finanziaria. Sì, anche perché da quanto ho capito è dall'altra parte del mondo, ma per tante cose, essendoci francesi, è un po' simile all'Europa, no? Con i francesi sì, sono diversi da noi, ma sono come noi, non c'è problemi di contatto con la cultura. Cioè, non sono culture così all'opposto, così diverse da noi. No, con i francesi, con i brasiliani magari sì, un pochino sì, però non estremo come potrebbe essere, so, in Asia magari, Certo, in certo. Cina, so io, sono stato. No, non estremo anche perché comunque i polinesiani, anche se sono opposti magari a noi, sia come cultura che come paese, ma convivendo con i francesi, probabilmente già sono anche abituati un po' alla cultura occidentale. Magari uno che va lì anche un italiano non nota una così grossa differenza. Ma sì, sono abituati alla cultura occidentale, appunto fanno sempre la solita loro vita. Sono accoglienti, cioè, sono curiosi di parlare. Però c'è da stare anche un po' attenti, un po', come ho Sì. detto, sono un po' bugiardi, fanno il loro gioco. Non tutti, te sei lo straniero che è venuto con i soldi, anche se con i soldi non sei venuto, però sei uno che è arrivato nella loro terra con i soldi. E Loro loro lo sanno. lo sanno. Sì, è una cosa che questa c'è un po' in questi posti di vacanza dove la vita costa meno, un po' più isolati. Io per dire l'ho visto a Bali, un po' questa cosa qua, che comunque vedono che te sei il turista occidentale, che magari vai lì che rispetto a loro hai soldi e quindi devi stare attento perché c'è qualcuno che magari se ne può approfittare, C'è sempre quello che se ne approfitta dell'altro, anche da noi, no? ma qui sei nel mirino. Sì, eh? Devi stare un po' attento, sì, con chi parli, come ti muovi. Ma se vuoi leviti queste cose, dipende un po' come sei te. Se te Certo. invece sei una persona curiosa che va di qua, di là, parla con tutti, devi stare un po' attento. Se te rimani nel tuo o fai solo con i francesi, con le persone della tua stessa origine o cultura, io sono una persona che gli piace parlare con tutti, conoscere il polinesiano, il francese, quello e quell'altro, quindi devo stare un po' più attento. Senti, i pro e i contro della Polinesia, riassumendo un po'. Ma allora, il pro clima perfetto, non fa troppo caldo, non fa mai freddo. La stagione piogge, piove, ma io l'ho passata l'anno scorso, sinceramente non è che mi ha disturbato tanto. Se piove sta in casa. Natura ottima, ci sono tante camminate, natura, frutta a dismisura, mare super cristallino, piatto perché comunque, come ho detto, c'è la barriera corallina che protegge dalle mareggiate, dalle onde, bellissima fauna e flora sotto l'acqua, coralli, squali, mante, tutti i tipi di pesci immaginabili. Sei un pescatore, qua è il top. Altri pregi, una vita semplice, basata appunto sulla natura, tranquillo, non c'è stress che c'è nei posti un po' più industrializzati, non è veloce, capito? I ritmi sono molto lenti qua, bisogna avere pazienza proprio. E difetti, sei molto lontano da casa, sei lo straniero, devi imparare il francese, non sei a casa tua, io sento questo, che questa è la casa loro, a volte non mi sento a mio agio.
Se vuoi fare una cosa, sei in spiaggia, però quella è la spiaggia dove il bambino polinesiano ha vissuto dall'infanzia fino a che è diventato adulto. Sono un po' più territoriali, ho una cultura un po' antica, un po' più localismo. Poi c'è le persone proprio no, aggressive, ma meno confidenti, che non si vede che non gli dai noia, c'è a casa loro. E delle persone accoglienti, appunto, che sono felici di ospitare. Il cibo? Ma il cibo si mangia bene? Diciamo, non a livello di cucina come da noi, no, da noi siamo in Italia, il cibo è top, la gamba, Certo, ma a livello certo. di cuochi, di prodotti mediterranei, qui si mangia altre cose, la frutta è super buona, le banane sono un'altra cosa, mango, papaya, quindi la frutta è top, pesce è top, però loro cucinano non complicato, i polinesiani sono naturali, semplici, fanno le cose con il minimo, diciamo, di oggetti e sforzo. Con la massima resa. Faccio un esempio, ora se esco un po' dal tema. La canoa polinesiana chiamata va apostrofo a, è una semplice chiglia con un bilanciere da una parte che non fa la capovolge. Il minimo indispensabile che hai per navigare con un remo solo è la base. Fanno il forno polinesiano, una buca in terra, ci buttano legno, Oh. vanno al fuoco, lo coprono, aspettano e mettono a cucinare, capito? Il minimo. Quindi anche per cucinare i piatti sono buoni, ma sono semplici. Il famoso piatto poisson cru, piatto polinesiano, è un pesce crudo con verdure e latte di cocco. Pesce solo filettato e tagliato, verdure tagliate, latte di cocco che lo fai dal cocco. Tanta roba, È buono. Però buono, così sì. è un'altra cucina rispetto alla nostra. Quindi non è un contro, cioè nel senso, nei contro della Polinesia non c'è anche il cibo e la qualità del cibo per te. No, ma dipende da quello che vuoi mangiare, ecco. Se te compri i pomodori, le zucche, le cose che ci piacciono a noi, diciamo, che noi siamo abituati a mangiare, non sono come da noi. Te puoi mangiare bene qua, ma altre cose. Poi ti mancherà la pizza, ti mancherà la lasagna, ti mancherà gli spaghetti alle vongole, ti mancheranno tante cose. Però mangi sano e Sano. bene, e anche a chilometri zero. Cioè il pesce, il vicino va a pescare. Sì, poi la frutta e la verdura, come si diceva prima, no? Uno se la fa lì, quindi chilometro meno di Esatto. zero, cioè lì. Se la fai lì, se c'è un terreno nel giro di un anno, ti puoi avere la tua frutta e verdura. Allora ti faccio una domanda un po' personale, ma te lì sei felice in Polinesia oppure sei pronto per ripartire verso nuove mete o per tornare in Italia? Io sono pronto per ripartire. Ecco. Anzi, non sono pronto, però vorrei partire. Appunto, ho questo lavoro, magari lo finisco, anche perché poi c'è la stagione di piogge, quindi il lavoro calerà un po'. E poi speriamo per Natale torno in Italia. Sì, no, dopo un anno e mezzo qua sento i galli. Galli, tutto spiano qui. Non mi mancheranno, ho voglia di cambiare. Io ho sempre cambiato. Ho sempre cambiato sia per un discorso di visti in Australia, magari sarei rimasto in Australia, Nuova Zelanda se non fosse scaduto il visto. Però qui, nonostante ci abbia il visto illimitato, insomma, posso rimanere quanto mi pare. Non è il momento per me adesso. Se io volessi vivere qua, devo tornare qua con un'altra mentalità, con altre idee, un altro lavoro. Ho fatto una bella esperienza, ho conosciuto l'altra parte del mondo, ho vissuto in un'isola in mezzo al Pacifico. Eh sì. Hawaii, no, Polinesia francese, ho visto un po' le differenze. Consiglio che se vieni qui da solo, è difficile a volte essere da solo, non c'è tanti posti per conoscere altre persone, fare amicizie, posti di ritrovo. A me manca, per esempio, in Europa, appunto, di ritrovarsi con gli amici, Ecco, infatti ti volevo anche con chiedere gli anche altri. cosa ti manca e cosa non ti manca dell'Italia. Mi manca l'Italia, mi mancano gli affetti, mi manca il cibo, ovviamente. Mi mancano le serate, la domenica al mare, passare una giornata con i miei amici in piazza, al bar a prendere un caffè. C'è più una connessione, ma si sa che noi siamo italiani, tra di noi si connette in una certa maniera. Io qui non ho trovato. Ho degli amici, ho qualche amico, buon amico qua, tra l'altro la mia migliore amica italiana, però non riesco a entrare un po' in questa società. È difficile connettere. Con i polinesiani sono brave persone, ma farseli amici, amici è un'altra cosa. Con un amico ti puoi fidare al 100%, invece c'è sempre, anche dall'altra parte del mondo. Se venissi qua vorrei appunto avere il mio posto, la mia terra, allora top. Sì, poi comunque penso che anche se tu ritornassi lì o comunque una persona viene lì, non da solo, ma magari con la moglie e decide di vivere lì, io non so se comunque per una persona che è abituata qua se riesce a vivere lì, perché comunque boh, magari pensi che futuro posso Chissà che dare a un ragione. figliolo, ma anche la vita penso che è un po'
proprio totalmente diverso. Da solo è più facile perché sei da solo, non c'è responsabilità di altre persone, però sei da solo. A volte devi essere forte, devi accettare le cose. Se sei in due o in tre, sei più forte, sei in tre, sei una famiglia. Però devi avere appunto le idee chiare, cioè vado lì, mi compro un terreno, mi compro una casa, ho il mio lavoro, lo posso fare lì, posso fare la mia attività lì, le mie conoscenze le posso applicare in polinese francese. Però è una vita diversa la nostra. Se te sei un italiano, tanto la maggior parte degli italiani piace vivere in Italia perché abbiamo bisogno di quello, abbiamo bisogno dei posti dove andare, abbiamo bisogno, ah, voglio sciare l'inverno, ah, voglio andare al mare a Viareggio a prendere un ombrellone d'estate, voglio andare in Firenze a prendere un bel caffè, come si chiama quello? Mi sono scordato, il Badinato. All'antico vinaio a prendere un panino. Tazzito, tazzito, c'è una fame ora che è un panino. No, a me manca questa cosa. E sono uno che ha viaggiato tanto, sono abbastanza aperto di mente, di cose da fare. Però appunto, per vivere qua, dipende come sei. Il classico italiano è difficile che si adatta a questo posto. Senti, ti volevo fare un'ultima domanda. Sfrutto, diciamo così, la tua esperienza, visto che te sei stato in tantissimi paesi, no? E quindi hai visto anche un po', perché ci hai vissuto, le differenze che ci sono tra un paese e l'altro. Qual è il paese dove veramente hai lasciato il cuore, dove magari ci torneresti a vivere, tenendo conto un po' di tutto, ecco, facendo un po' un bilancio sia delle cose positive e negative che hai visto, qual è quello che ti è veramente piaciuto di più? Australia, direi. Nuova Zelanda, Australia, Australia un po' di più. Australia, però te consigli nella città o fuori? Fuori, come sono io. Sydney e Melbourne, tante cose da fare, non sono città come da noi dove c'è l'arte, l'architettura, bar, ristoranti storici, non sono città come da noi, ma comunque sei a Sydney, è bello, è grande, c'è la parte mainly dove c'è i bar, i ristoranti, la spiaggia, poi c'è la parte più nord, un po' più selvaggia, poi c'è quelle due baie, mi sembra che te puoi prendere il traghetto oltre che l'autobus per il mezzo pubblico, quindi vai al lavoro la mattina, boom, ti sbocca una balena dal nulla e ti via bene. Io non ho mai vissuto in città in Australia, io ho sempre vissuto in paesi, però la vita, le persone soprattutto, gli australiani sono molto cordiali, educati, ecco, gentili, bisogna imparare un po' da loro per alcune cose. A volte siamo un po' maleducati, ma tra di noi non siamo maleducati, però a contatto con altre culture possiamo suonare un po' l'italiano, no, l'italiano, sì, classico però... italiano. Che beviamo troppi caffè, non lo so, può darsi. Direbbe un po' essere un po' più cordiale. Per esempio, in Australia te l'avrà detto anche il ragazzo o la ragazza? Sì, sì. Fra l'altro, salutiamo Matteo e Sasha e loro hanno proprio parlato di ciao, ciao Matteo, ciao Sasha. Hanno proprio detto che l'Australia è la perfezione. Ma guarda, sono un po' d'accordo con loro. La perfezione non c'è mai, c'è sempre qualcosa, però uno considera tutti gli aspetti. L'Australia è top. Si lavora bene, non c'è tanto crimine, le persone sono gentili, ti salutano, ti incroci per la strada. Io non so come in città, però io dove vivevo ti incroci e ti saluti, perché è una questione di rispetto, esiste, ciao, ti saluto. Ecco, bravo. È facile la burocrazia, aprire un conto in banca, comprare una macchina, le vetture costano $10 e le poste, no, 400 euro come da noi. Bravo. In Australia se c'hai un buon lavoro, veramente c'hai un buon stipendio e ti puoi permettere di tornare in Italia, secondo me due volte l'anno, una volta l'anno, ti vai in Indonesia con uno stipendio di un giorno, un weekend, capito? Sei in un posto un po' nel mezzo al mondo, sei lontano dall'Italia, ma fondamentalmente sei un po' nel mezzo, puoi andare in Europa, puoi andare in Asia, puoi venire qua, puoi andare a Hawaii, puoi andare in Nuova Zelanda. Certo. È difficile vivere là oggigiorno, c'è tanti amici che hanno provato con sponsor, hanno lavorato duro, poi le regole sono cambiate, non sono potuti più rimanere. Sono chiusi i confini ora lì? Ora sono chiusi fino a luglio. No, non solo a luglio, però io avevo pensato di tornare in Australia dopo di qua. Questo era il mio piano originario, continuare la traversata del Pacifico e arrivare fino in Australia. Un giorno tornerò qua e finirò la traversata oceanica. Sì, dai, sei stato 5 mesi in barca, ormai ne fai un altro po' e arrivi in Australia, no? Come si chiama la barca con cui sei venuto in Polinesia? Così magari la citiamo anche noi. Zero, come zero in italiano. Zero, zero, ok. C'è il canale YouTube, la pagina Instagram. Sailing Zero, in barca un'altra vita. Com'è la traversata oceanica? Hai mai trovato tempeste? Hai mai trovato il mare brutto? Sì, penso di sì. No, ma guarda, ci sono le epoche per navigare in qualsiasi parte del mondo. Il Pacifico da aprile a ottobre non c'è pericolo. Non ci sono cicloni. Il pericolo sono i cicloni. La stagione dei
chiamare cicloni o tifoni, li chiamano nel nord vicino al Giappone, uragani nei Caraibi, qua li chiamano cicloni. Se te navighi off-season dei cicloni, cioè da aprile a ottobre non c'è pericolo, però sei in mezzo al mare, non sai mai quello che può capitare. Per fare una cosa del genere, si trovano su internet persone che cercano equipaggio, anche senza esperienza, per andare da una parte all'altra dell'oceano. Il capitano sa quello che deve fare, è sufficiente, però devi sapere quello che deve fare, devi assicurarti che è una persona competente. Se ti puoi fidare di lui, allora sei a posto, stai tranquillo. L'indispensabile che devi fare te è stare sveglio almeno 2, 3, 4, 5 o 6 ore la notte, dipende da quanti sia una ciurma, per guardare dove vai, perché le probabilità sono minime, ma ci sono altre barche. Certo, dobbiamo guardarci, se no. Problemi, abbiamo rotto delle vele, visto, perché abbiamo passato delle zone chiamate Dodge Room vicino all'equatore. Sono delle zone un po' imprevedibili a livello di venti e pioggia, perché vicino all'equatore ci sono gli alizei, tradeswind in inglese, che spirano sempre una solita direzione, però tra le due c'è una zona vuota dove non c'è vento, quindi è buono avere un po' di carburante. Un'avventura da raccontare, però è Sì. stata una bella esperienza, una barca molto grande, equipaggiata, con tanti giochi a bordo, chitarra, canne da pesca, film, abbiamo cucinato tanto, avevamo il freezer, partiti al Messico con tanto frutta e verdura fresca. È stata una bella esperienza. Eh sì, ti devi portare le scorte di cibo lì. Esatto, sì. Abbiamo fatto le scorte in Messico. Siamo arrivati a Nuku'iva, la prima isola del Pacifico, ci avevamo ancora una mela dal Messico. Abbiamo pescato tanto. Blue marlin 2 metri, mahi mahi, wahoo, bei pescioni, 5-6 pesciozzi ce li siamo fatti in 30 giorni. Ci abbiamo messo 30 giorni più o meno da Puerto Vallarta, Messico, Nuku'iva in Polinesia francese. Di solo mare, blu. Va bene, sei tranquillo, sei te, la tua barca, i tuoi amici, io ho letto tanto, sei più tranquillo mentalmente, non c'hai, ah, che faccio là, perché posso andare alla spiaggia, no, posso andare là, posso, no, sei in barca. Giochi, libri, film, amici per parlare. La traversata, per me la traversata, in 5 mesi di barca, la traversata di 30 giorni con solo mare è stato il momento più bello. Poi sì, abbiamo esplorato zone, siamo stati 1 mese e mezzo nelle tue moto, l'arcipelago delle tue moto, bellissimo, eh? L'arcipelago delle tue moto sono atolli, l'atollo sarebbe un anello di terra, c'è la laguna all'interno, cioè il mare all'interno e il mare all'esterno, ci Sì. sono delle entrate in questo anello che ti permettono di entrare con le barche, però c'è mare, terra, palme, mare, non c'è altro, 1 mese e mezzo. È stato bello, però dopo 1 mese e mezzo ho detto, ah, io vorrei andare anche a Tahiti. Bisogna di parlare con qualcun altro. Magari un giorno riuscirei ad avere la mia barca a vela. Sogno, non so se è realizzabile, ovviamente c'è bisogno di soldi, c'è bisogno di esperienza, c'è Sì. bisogno di studiare, metterci del tempo, metterci l'energia. Però La vita è lunga. se uno lo vuole, si può Sì, c'è realizzare. persone che vivono in barca qua, non pagano l'affitto, non pagano per mettere la barca alla marina. Stanno in barca, magari lavorano a terra, se c'è una barca a vela qua al top, anche perché il mare è fermo, ancori in laguna, puoi mettere un bicchiere sull'ordo del tavolo, non casca, è ferma la barca. Bene, se poi volete sapere di più sulla Polinesia, io vi suggerisco di seguire Marco su Instagram, lascerò i suoi contatti. Se poi, ecco, c'è qualcosa più nello specifico che volete sapere, perché chiaramente noi non abbiamo parlato di tutto, 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 ecco, potete chiedere direttamente a lui. Poi Perfetto, ok. vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdervi tutti i prossimi video che ci saranno con i nostri Italian Globetrotter a giro per il mondo, di mettere un bel like se vi è piaciuto questo video. Qui ci vuole un super like, per un giramondo così è super super like. E poi, insomma, se avete dei commenti, avete qualcosa da chiedermi, scrivete pure che io vi risponderò. Bene, Marco, io ti ringrazio veramente tanto di essere stato mio ospite, mi ha fatto tanto piacere conoscerti. Grazie a te che mi hai fatto parlare di questa esperienza in Polinesia francese che non l'avevo mai fatto. Ah, bene, È allora, che stato un onore, allora. piacere. Bene. Chissà, ci vediamo presto. Sì, ci si può vedere tranquillamente, dai. Grazie, Riccardo. Grazie, grazie a te, ti auguro il meglio comunque, anche se poi tornerai in Italia, ma a te tanto sicuramente da qualche parte troverai il modo di ripartire. Esatto. Vero? Grande, ti mando un grosso abbraccione dall'Italia, poi se vieni fammi sapere che ci si vede. Sicuramente, un abbraccio Bene. anche a tutta la Polinesia francese. Grazie, salutami anche i galli. Vi saluterò. Un saluto al nostro Italian Globetrotter dalla Polinesia francese. Ciao Marco, viva Ciao, l'Italia ciao, ciao, e gli italiani! ciao.